Bentornati nel mio canale. Oggi andremo a fare questo braccialetto con due moduli. Questo sono quarzo e questa è una pietra di fiume e queste le avevo io. Andremo a fare questo progetto in collaborazione con la BB Craft. Vi metterò poi il link di tutti i materiali sotto al box e vi metterò anche il mio codice sconto. Per chi volesse comprare dalla BB Craft, ricordo che su 40 dollari di spesa ha uno sconto di 5 dollari. Bene, detto questo, passiamo al video. Bene, per questo progetto abbiamo bisogno di chips, che sono queste. Sempre dal sito BB Craft. Questo è il codice. Poi io ho usato questi distanziatori e il codice è questo. Poi ho usato questa estensione e il codice è questo. Comunque poi ve lo metto nell'info box. Questa è una scatolina dove ne trovate di diversi modelli. Vi faccio vedere. Vedete? Ci sono i cuori, c'è questa goccia e c'è questo medaglietta. Poi ci serve un moschettone, due anellini un po' più grandi e un po' più piccoli e un po' di canottiglia. E poi questo filo qua, che non mi ricordo dove l'ho preso, comunque è trasparente ed è uno 0,25. Io ho già infilato le mie perle, quindi ho fatto tre chips. E un distanziatore di chips ne ho usate 14, mentre per questa io avevo delle perle di fiume e le ho volute sfruttare, ma voi potete usare qualsiasi perlina che vogliate, e ho messo circa 85 perle, poi le ho chiuse. Vedete, l'ho fatto il nodo e le ho chiuse. Se avete altre perle, va benissimo, l'importante è che sia 41 centimetri. Bene, ora vado a tagliare un po' di filo. Io metto la mia canottiglia, la metto nel filo. E gli metto un anellino, lo chiudo. Porto in fondo e gli metto l'anellino. Ora ripasso in tutte le perle. In questo modo ci vuole un po' di pazienza perché essendo filo molto sottile vedete e porto giù, vedete la canottiglia serve per coprire il filo e dare questo senso di asolina, diciamo, no? Quindi ora io adesso porterò tutte le perle e ci vediamo dopo. Ok, abbiamo portato il filo dentro a questo distanziatore. Ora dobbiamo fare lo stesso con l'altra parte, ma dobbiamo
inserire la nostra canottiglia . La portiamo in fondo come prima, chiudiamo l'anellino e anche questo lo facciamo passare e lo portiamo fuori da questa da questo distanziatore dove c'è l'altro che andremo a chiuderlo. Anche qui pazienza, perché essendo un filo sottile, oltretutto trasparente, faccio fatica pure a vedere. Così. Ok, ora l'abbiamo portato, vedete, dentro, tiriamo, vedete, tutti e due i fili escono, si vede da questo distanziatore, stringiamo e leghiamo insieme per bloccare il tutto. L'ho portato sotto questo distanziatore così non si vede il nodo. Ok. Facciamo un altro nodo per sicurezza. Come ho detto, tanto sono dentro il distanziatore, non si vede. Vedete? Io ne faccio un altro per sicurezza e poi andiamo a tagliare il filo e bruciarlo. Lo lascio così, va bene. Ed ecco qua, vedete il nostro modulino fatto. Ora dobbiamo fare quest'altro, tagliamo il filo e iniziamo a arrotolare in questa maniera, vedete? Così. Lo pieghiamo ancora a metà e arrotoliamo ancora. Ora apro questo anellino e andiamo a mettere dentro questo che abbiamo arrotolato. Chiudo, vedete? Ora da questo lato, scusate, mi ci vuole un altro anellino, quindi invece di due ce ne vuole tre. Prendiamo e mettiamo dentro questo in questo modo e questo per bloccarlo. Ora prendo la mia il mio moschettone, lo inserisco
da questa parte. Chiudo l'anellino. Ora da quest'altra parte metto l'anellino più piccolo, lo metto nella mia estensione, in questo modo, lo andiamo a mettere in questo anellino, chiudo, chiudo bene anche questo per non farlo uscire. Il nostro bracciale è fatto. Un bracciale un po' strano, ma molto carino. Vedete? Ricominciamo. Bene, il tutorial è finito. Spero che vi sia piaciuto l'idea. E mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale se il video, come ho detto, vi è piaciuto, e se attivate la campanellina rimarrete sempre aggiornati dei nuovi video che manderò. Andate a visitare il sito della BBCraft, che è molto bello, e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.